Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Antonio. Antonio ha 60 anni, ha fatto un intervento di prostatectomia radicale e, come al solito, dopo una prostatectomia radicale, il paziente non ha più una erezione valida per poter avere un normale rapporto sessuale. Siamo arrivati alla decisione insieme, dopo aver colloquiato, dopo aver chiacchierato tanto, di fare un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente. Domani mattina è il giorno, faremo questo intervento. Antonio è qui per raccontarci un po' brevemente qual è stato il suo percorso dopo il tumore alla prostata e quello che si aspetta dall'impianto della protesi. Antonio. Allora, io sono stato operato, era settembre del 2019, di prostata presso il Biocampus. Me ne sono accorto fortunatamente in tempo facendo i miei controlli periodici annuali, PSA era leggermente elevato, al che con l'urologo abbiamo deciso appunto di fare biopsie e tutto quanto, e l'urologo chirurgo del Biocampus ha deciso che era il caso che mi operassi di prostatectomia radicale. Poiché il tumore poteva piano piano proseguire il suo cammino e andare in metastasi, dico no, no, stoppiamo qui, facciamo purtroppo questo intervento. Voleva provare la sorveglianza attiva, ma era un Gleason leggermente più alto, e allora ha deciso, dice, per quest'altro tipo di intervento. Senza robot, ma In laparoscopia l'hai laparoscopia, sì, fatto? laparoscopia, sì. Ok. E purtroppo ho notato infatti quello, il deficit erettile, dopo un po', ho provato subito, mi ha dato la cura col Cialis, niente da fare. Voleva darmi le punture, quelle che si fanno sul cavergetto, Caverget. sul consiglio del mio urologo, mi ha detto lascia fare, affidati solo a una protesi, ti mando io da un professore che le impianta, il professor Antonini, e mi sono affidato a lui. L'ho conosciuto, mi ha visitato, persona stupenda, mi ha messo a suo agio subito. Abbiamo deciso per quella cosa, per la protesi. E io subito ho detto sì, ho accettato. Domani sarà l'intervento. Che ti aspetti da questo intervento? Ritornare alla vita serena, normale, sui rapporti con mia moglie, anche se io col mio carattere, allegro, gioviale, anche se non sembra, l'ho presa subito bene, allegra. Io ho conosciuto gente, ne hanno parlato, è andata in depressione di brutto, con litigate con la moglie, io invece no. Cioè, certo, nei rapporti soddisfazione c'era purtroppo, uno, mia moglie, anzi, santa moglie, però ho deciso così sul consiglio del mio urologo di fiducia e mi sono affidato a lui. Di Che ti aspetti da questo intervento? ritornare appunto come prima, Meglio di prima. un'erezione meglio. Tornerai meglio di prima. Meglio Meglio di prima, assolutamente. lui dice, Bene. tornerò ai 20 anni, ma Ai 25, va dai, bene, 25. ecco. Va bene, ok, questa era la testimonianza di Antonio. Siamo pronti a risolvere anche il suo problema. Domani andremo in sala operatoria. Sarà un intervento, speriamo, non troppo complesso, anche perché Antonio ha una fibrosi importante del pene, ha fatto un'ernioplastica inguinale, ha fatto la prostatectomia radicale e quindi è un impianto di protesi che sappiamo fare ovviamente, però è un impianto di protesi che deve essere fatto solamente nei centri ad alto volume. Chi non ha esperienza in questo tipo di impianto probabilmente dovrebbe inviare il paziente a chi ne ha di più. Invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'indirizzo email in sovraimpressione. Vi saluto, ringrazio ancora Antonio e ci Grazie vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. In bocca al lupo. a te. Grazie, grazie a te. Bene.